siamo allenati ieri e oggi con la Fendura, abbiamo provato qualcosa, domani affronteremo una partita che conosciamo abbastanza bene, abbiamo visto dei video, e speriamo di essere così preparati per una partita sicuramente non facile. Mora e Ferragni sono tra i convocati, No, nessuno dei due. torneranno Ferrari sicuramente per la Giana e vediamo se riusciamo a giocare. Farà un po' di turnover, rispetto all'11 che gioca con Vicenza. Vediamo, fortunatamente non abbiamo perso i giocatori, nel senso che hanno tutti recuperato bene dalla partita, perciò avevamo scelta, poi vediamo chi schierare. E che partita si aspetta quanto riguarda questo primo derby della stagione? Sarà una partita intensa dal punto di vista tecnico, anche a livello così fisico, sarà una partita dispendiosa. E poi dal punto di vista tattico vediamo se siamo riusciti a prepararla nella maniera giusta. Mi sa che è troppo presto questo derby, o va bene così, o arriva il momento giusto dopo che lavoro a Vicenza. Arriva la calendario. L'avversario ci può creare delle difficoltà e il Novara è sicuramente una squadra importante, ovviamente. Noi dobbiamo prepararci soprattutto dal punto di vista mentale, affrontarlo, perché il Novara è stato costruito per giocare nel campionato di Serie B, perciò sicuramente interpreti molto importanti, però secondo me noi abbiamo la voglia di fare una partita migliore di quella che abbiamo disputato. Ma lei sa quali, ha individuato quali possono essere i motivi di una prestazione come quella di Vicenza, nell'analisi magari che ha fatto con i suoi collaboratori, confrontandosi con DS? Secondo me erano partiti bene, abbiamo fatto gol anche in maniera meritata, avevamo un predominio abbastanza completo del terreno di gioco. Siamo caduti nell'errore di dopo aver preso il gol del rubaggio, praticamente subito, ci ha abbattuto un po' troppo dal punto di vista morale, e siamo andati un po' in difficoltà senza che il Caricenza poi creasse molto. Dopo l'avevamo rimessa anche in piedi, perché abbiamo pareggiato subito, siamo ripartiti di nuovo molto bene. E poi c'è stato un gol che ha sancito la vittoria. Quello che mi conforta è che soprattutto nell'ultima mezz'ora la squadra è mostrata di stare bene fisicamente, perché loro erano entrando in molto difficoltà dal punto di vista, mentre noi siamo andati in crescendo, abbiamo anche pareggiato, e poi abbiamo Un gol di avuto Valentino, un certo. gol per la regolare. L'assistente deve essere così, pazienza, e abbiamo creato anche altre occasioni di buono, cioè quello che dal punto di vista tecnico una squadra che si guarda nel palo. Può essere arrivato il momento di guazzo dal primo minuto? Mega è entrato bene, secondo me sta facendo molto bene anche Marconi, bisogna vedere se possono coesistere già adesso con queste condizioni fisiche Direi che hanno. proprio alla migliore condizione fisica possono coesistere, Sì, ma nonostante di tutti. questo fa, ecco, adesso siamo Adesso vicini. sicuramente Michele Marconi già secondo me a buon punto sta in forma, molto. E Matteo sta migliorando, vediamo se tra domani con la Giana sicuramente il giocatore, barra giocatori, da tenere più sotto controllo del Novara. l'imbarazzo della scelta, perché ripeto, è una squadra sicuramente importante, però il problema è lo stesso, possiamo affrontare chiunque, noi abbiamo lo studio giusto. Ancora una domanda. Mezzavilla lei lo vede più come centrocampista o in questo momento bene anche in difesa? Nel senso che domenica abbiamo giocato con una difesa a 3 di cui due erano mancini. Cosa piuttosto inedita, anche campioni come, non so, Sammer e Chivu facevano forse un po' fatica. Giocando a 4, Sì, vabbè, però. giocando a 5, per forza di cose, una coppia di destra, una coppia di mancini, in verità. Se giochiamo a 4 con due mancini, possiamo andare in difficoltà.
giochiamo a 5, a 3, con due mancini, uno rimane centrale, l'altro gioca con il suo piede, e Sosa, Pagliani, non è stato, cioè, non è stato il problema. Visto lei detto questa, non so come se avessimo per sufficienza anche che gli altri possono segnare, per me cioè, dipende molto anche dalla testa comunque che portiamo questo derby. Ha lavorato un po' su questo? No, cioè io ho visto lì dal campo, poi in televisione ho visto la partita, noi fino al momento del gol la calciavamo davanti, noi arrivavamo senza essere pericoloso, tranne una volta con Pantier, però arrivavamo spesso al limite dell'area, fraseggiando, abbiamo dopo il gol del pareggio abbiamo quasi smesso di fare qualcosa lì, siamo messi nella fase difensiva e tra l'altro abbiamo anche fatto bene, secondo me il gol del 2-1 abbiamo funzionato male e poi nel secondo tempo abbiamo ricominciato e abbiamo fatto di nuovo bene, dopo il gol del 3-2 ripeto è stato più bravo dell'avversario, però il demerito nostro in diagonale da 25 metri e perciò per noi abbiamo ricominciato, la parte negativa è sicuramente gli ultimi 20, 25 minuti del primo tempo, non la parte complessivamente, secondo me la giocata giusto lì. Una cosa di tempo più come una cosa di testa, cioè un blocco, una paura, non so. Una paura no, però probabilmente era abbastanza in vantaggio e quello ci doveva dare una forza ulteriore, doveva battere molto. Abbiamo preso troppo presto, però ovviamente quello è un elemento che va, cioè la nostra colpa, cioè il fatto che siano le cose, ci sta una cosa. Cioè non è necessariamente per uno degli altri? Sì, così come noi avevamo fatto loro, è normale, per calcio, farli prendere o non farli non prendere. Invece noi, ho visto proprio un cambiamento totale di atteggiamento della squadra, prima era molto aggressivo, una volta preso il pareggio e se eravamo abituati che passati in vantaggio gli altri non ci tiravano in porta quasi mai, invece in questo caso la prima occasione ci hanno fatto gol, è stato questo secondo me il fattore scatenante, poi nel secondo tempo siamo partiti benissimo, abbiamo subito creato un'occasione da gol con Marconi, col pareggio, poi ancora un'occasione con Marconi. Più grande, non so, più grande colpa è stata quella di innanzitutto per il gol subito. I momenti, i minuti dopo aver fatto gol sono importantissimi perché se riesci a tenere in quel momento la squadra avversaria, già secondo me era, ci affrontava la gara di politica, poi come era partita la gara era ancora più in difficoltà e perciò dobbiamo.